oggi Pietro ci aiuterà a far vedere a tutti come si lavano le gengive con tre diversi strumenti che si possono acquistare presso qualsiasi farmacia. La pulizia delle gengive dei bambini è molto importante per evitare la formazione di carie date sia dall'utilizzo del biberon, soprattutto nelle ore notturne, e che dall'allattamento al seno. Infatti tutti sappiamo che anche il latte materno può favorire la formazione di carie. La sindrome da biberon è una sindrome che si verifica abbastanza frequentemente e con le carie soprattutto nella parte vestibolare, perciò dalla parte del labbro degli incisivi superiori e inferiori, data appunto dal ristagno del latte dato durante la notte. La pulizia delle gengive può essere effettuata con strumenti tipo per esempio questo ditale di plastica che serve anche per massaggiare le gengive. Va fatta molto attentamente passando per ogni parte della bocca. Si incomincia perciò dalla parte posteriore dell'arcata inferiore e continuando a massaggiare piano piano si arriva nel settore anteriore per poi andare nel settore posteriore controlaterale. E poi si passa all'arcata superiore. I bambini, se all'inizio non sono molto collaboranti, lo diventano piano piano. È molto importante la pulizia delle gengive, soprattutto nel biberon e nelle poppate notturne, quando la posizione supina impedisce prima favorisce il ristagno di latte nella parte anteriore. I bambini dopo un po' diventano molto collaboranti. È anche molto importante che questi strumenti atti alla pulizia delle gengive vengano disinfettati o sterilizzati dopo ogni utilizzo per evitare il ristagno della saliva. Ci sono se no degli altri strumenti, fra cui per esempio questi guanti che prevedono l'inserimento di due dita e attraverso la garzina apposta si riescono a pulire tutte le gengive. Il bambino mordicchia, come è giusto che sia, e piano piano si pulisce bene. Infatti i denti possono cariarsi anche senza essere del tutto erotti durante la fase di fissurazione, perciò mentre il dente spinge dall'osso per uscire dalle gengive si formano già delle piccole fessure. Vediamo bene tutto il lavaggio, che a volte può essere un pochino fastidioso anche per i più esperti come Pietro. Bravissimo. È possibile, se no, in altra parte utilizzare una garzina facilmente acquistabile. Queste garzine possono essere buttate ogni volta dopo ogni utilizzo, vengono perciò avvolte attorno al dito e si procede poi a pulire le gengive del paziente, del bambino. Eccoci qua. Pietro un po' stufo, dopo che le ha già lavate 3 volte, come possiamo vedere. Bravissimo. Si lava ogni lato nella mandibola superiore del mascellare della mandibola. Adesso ringraziamo Pietro per la sua gentile collaborazione.